L'uomo della televisione disse: restate a casa, fatelo se potete. Ci vuole forza quando è tutto un forse, quando i se non hanno rotte. L'uomo della televisione disse: intanto i numeri, vi do i numeri, sono arrivati i numeri. Così vi rendete conto che restare a casa non è per tempo da ammazzare, tutt'altro. È per prenderci il tempo che perdiamo, il nostro tempo prezioso, nessun attimo sarà sprecato. L'uomo della televisione disse: restare a casa, poesia del frammento. L'ipocrisia per farci bello il tempo, quanto coraggio per aspettare intanto. L'uomo della televisione disse: barricate gli dèi, ci hanno chiuso le porte, vogliono segnarci la sorte. E così ci rendiamo conto che gli impostori della terra hanno ancora nel DNA la loro follia, perché non sanno che cos'è una poesia, quella dei poveri che va oltre, vince sempre e ci porta via. L'uomo della televisione disse: restate a casa, fatelo e vedete che i poveri vincono la sorte, cadono, ricadono, si alzano ogni volta. Unica arma la puntano sempre, la loro forza, quella di razza, quella che spiazza. Si amano quando si odiano, si abbracciano quando si lottano, determinati sempre vincenti contro i potenti. Sono poeti, navigatori e santi, ne sono pochi, troppo pochi, ma diventano tanti. Alla prossima battaglia!